Autonomia differenziata e salario minimo al centro del dibattito alla Festa dell'Unità organizzata dalla sezione del Partito Democratico di Vibo Valentia, che ha visto la partecipazione dei deputati Riccardo Tucci e Nico Stumpo e dei consiglieri regionali Antonio Lo Schiavo e Raffaele Mammoliti. Un tema scottante, quello dell'autonomia differenziata, che vedrebbe un'Italia divisa e un forte divario tra nord e sud. Ma Vibo non rimane a guardare. Noi abbiamo contribuito notevolmente per la raccolta delle firme. Adesso lavoreremo per portare le persone, per farli votare, perché è giusto che i cittadini decidano del loro destino. E questa legge purtroppo mette in discussione la coesione e l'assetto del Paese. Quindi la contrasteremo e speriamo con il risultato del referendum di poter vincere. Con l'autonomia differenziata potrebbe succedere che chi non ha la forza di auto-organizzarsi in virtù di una difficoltà economica finanziaria dell'intera regione potrebbe sempre andare peggio. In queste ore è successo qualcosa di eclatante. Le regioni che non hanno approvato i bilanci, diciamo, e quindi sono in condizioni di difficoltà finanziaria sulla sanità, non hanno il diritto a curare i propri bambini rispetto alla bronchiolite. È la prima volta che accade e non è soltanto un fatto sanitario, è la non applicazione della Costituzione. Questo è un fatto grave, gravissimo. Questo lo dicono i numeri, non c'è bisogno di fare politica. I LEP, quando parliamo dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, che sono molto banalmente i servizi essenziali minimi, le scuole, infrastrutture, trasporti, sanità per l'appunto e così via, già ad oggi la Calabria e il Sud Italia hanno un divario enorme rispetto alla spesa pro capite nel Nord Italia. Questa è la secessione delle regioni ricche che condanna la Calabria e i territori marginali come quello vibonese a un ulteriore passo indietro. In questa terra noi abbiamo un'emergenza evidente, i diritti non sono garantiti, in primis il diritto alla salute, e questa riforma rischia di intervenire su un quadro già fragile. Destinazione cambiamento, il titolo della manifestazione, un cambiamento che tarda sempre più ad arrivare in questa città sopraffatta dal malaffare. Ultima notizia che non ha sconvolto più di tanto la popolazione oramai assuefatta, lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dell'azienda sanitaria provinciale. Troppe clientele, troppi interessi vari intorno alla sanità, vista molto spesso anche in commistione o come terreno di consenso elettorale. Noi abbiamo la necessità di fare un bilancio vero di quello che è accaduto in questi anni. Da 3 anni che sto denunciando la criticità seria, profonda, che esiste nell'ASP di Vibo Valentia, a volte contro un muro di gomma, voglio dire. Anche lo stesso presidente commissario Occhiuto non ha mai dato seguito e ascolto con appropriatezza alle denunce che io ho fatto sulla situazione sanitaria vibonese. A Vibo la costruzione del nuovo ospedale doveva avvenire con ordinanza di protezione civile, quindi dobbiamo dire che la supremazia dello Stato non tanto si è affermata.